Ionio Fuel ha presentato ufficialmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'istanza per l'avvio al procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un deposito costiero di LNG nell'area industriale dell'ex Corap di Crotone. Dopo il recente ottenimento del nulla osta alla fattibilità dell'impianto da parte del Comitato Tecnico Regionale, l'iter autorizzativo relativo alla infrastruttura si è spostato quindi al Ministero dell'Ambiente. Le valutazioni condotte sugli impatti ambientali relativi alla fase di realizzazione del deposito costiero di GNL, comunica Ionio Fuel, sono temporanee e irreversibili e possono essere ritenuti accettabili e tali da non compromettere lo stato dei luoghi, anche grazie alle misure di mitigazione previste. In fase di esercizio, gli impatti sulla componente atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo e paesaggio sono valutati minimi, mentre l'impatto sulla componente rumore risulta complessivamente contenuto, non superando i limiti stabiliti dalle norme. Il progetto di Ionio Fuel prevede la realizzazione di un deposito small scale LNG da 20.000 metri cubi con relativo terminale di ricezione LNG offshore per la connessione e lo scarico da piccole navi metaniere attraverso un sistema di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido sia sulla nave al deposito e viceversa, localizzato a circa 1,8 km dalla costa ionica. L'infrastruttura di Crotone sarebbe la prima del sud Italia e la terza in Italia con dimensioni small scale di LNG assieme a quelle di Ravenna e di Oristano, che sono in fase di avanzata realizzazione. Il deposito costiero, posizionato al centro del Mediterraneo, si porrebbe come punto di riferimento per il rifornimento delle navi che utilizzano la propulsione a gas naturale liquefatto. Altrettanto strategica sarebbe la posizione sul territorio, che in un futuro potrebbe contribuire alla nascita di una rete di distribuzione per l'autotrasporto che sempre più utilizza il GNL. L'utilizzo di questo carburante per il trasporto sia marittimo sia terrestre è la modalità indicata dalle politiche energetiche dell'Unione Europea come la più conveniente sotto l'aspetto economico, ambientale e di sicurezza che per affrontare la transizione nei prossimi anni verso le fonti energetiche non fossili. La nostra missione, dice Ionio Fuel SRL, è quella di contribuire alla diffusione di quello che è il carburante verde per eccellenza, il GNL. La società studia progetti e definisce impianti di GNL perseguendo un obiettivo mirato ad una maggiore efficienza energetica data dall'energia sostenibile. Il progetto Ionio Fuel per la realizzazione di un deposito costiero prevede la realizzazione di un impianto con capacità di stoccaggio pari a 20.000 metri cubi di GNL nell'area industriale a nord della città di Crotone.